Quest'oggi ci troviamo a Guidonia, Guidonia Montecelio, alle porte di Roma. E abbiamo scoperto che esiste la nazionale di calcio degli amputati. Abbiamo infatti uno dei maggiori esponenti che abita proprio qui, che si chiama Arturo Mariani. Ciao Arturo. Ciao a voi e grazie dell'invito. È un piacere e un onore stare qui. È un onore per noi, non solo perché conosciamo questa realtà, ma conosciamo soprattutto la tua storia. Tu non hai una gamba, sei proprio nato senza una gamba. Nato senza una gamba, la mia storia infatti, come dico sempre, inizia ancora prima della nascita, perché poi la notizia che non dovevo avere una gamba è arrivata a tre mesi di gravidanza, quindi una cosa molto inaspettata per i miei genitori che si sono trovati di fronte a una scelta, di fronte a un bivio, se dire sì a questa vita che doveva nascere e dovrà affrontare diverse difficoltà, sono stati anche tacciati per egoismo spesso. E, e l'altra scelta invece è di dire no, quindi bloccare questa vita, abortire e, e non stavo qui ovviamente. E quindi da quel sì che ha generato vita e quel sì o, comunque sia accolto con amore, accolto tutte quelle sofferenze e quelle difficoltà quotidiane che poi ti permettono di fare uno scalino, di guardare la realtà a 360 gradi e con occhi di luce, diciamo. Sei un ragazzo giovane, hai 25 anni, è una classe 1993, quindi oggi praticamente fai parte di questa nazione di calcio amputati e hai superato tutte quante le tappe, le barriere soprattutto mentali, e che sono il vero handicap, lo diciamo da decenni, soprattutto con una nostra Mirella Santamato, con la nostra conoscenza ormai delle puntate che facciamo, non soltanto questa specifica, ma anche altre, e un po' di tutti quanti i miei talk fatti anche in altre realtà. E le barriere mentali quanto hanno influito soprattutto per un bambino che in, di certo a scuola all'asilo gli approcci, anche le barriere architettoniche che purtroppo qui sembrano quasi insormontabili, perché se abbiamo una legge che è datata 1989, quanto hanno influito per la tua crescita? Hanno influito sicuramente di più, come dicevi tu, le barriere mentali, perché sono quelle che poi ti creano disagi e difficoltà, e soprattutto da piccolo, quando comunque sia coscienza di me stesso, sicurezza di me stesso, ne avevo poca e, e mi domandavo soprattutto, mi domandavo guardandomi allo specchio perché proprio io fossi nato così. Le risposte in quel momento scientifiche non si potevano dare perché ci sono alcune cose nella vita che le devi accettare, anzi accogliere, come ho detto prima, per come sono. E quando le accogli e quando riesci a capire che c'è un valore dietro quella sofferenza, allora si trasforma tutto. Però non è stato facile perché da piccolo comunque mi prendevano in giro, magari i bambini inconsciamente prendono in giro o semplicemente anche fattori di ignoranza, dico una parola forte, magari andando in giro con la protesi camminavo, ma camminavo che si vedeva che c'avevo una difficoltà tra virgolette. Quindi le persone comunque sia ti guardano con aria quasi di diffidenza e allontanamento perché appena si vede qualcosa di diverso tendiamo sempre a rimanere un po' resti... E questo ti ha inibito? Inizialmente sì, dopo nel tempo è diventato anche quello un punto di forza perché ho capito che quegli sguardi erano sguardi che andavano a ricercare un qualcosa, a ricercare e mettere a pari una curiosità dentro che la vogliamo chiamare ignoranza o in altri modi anche diversità interiore. Però sono quelle persone che alla fine hanno bisogno di un sorriso, che è una cosa semplicissima che abbatte ogni barriera appunto mentale. E abbattendo quelle barriere mentali poi si supera anche tutto il resto. Però ci sono anche tante di quelle barriere architettoniche e mentali che vanno insieme, perché se non abbattiamo. Vanno tipo di passo. Se non abbatti la prima non puoi battere neanche la seconda perché non ci arrivi, non c'è proprio nella mentalità. Però passo passo, attraverso quelle sofferenze, si riesce poi ad incontrare l'altro, si riesce ad entrare nell'animo dell'altro e a cambiare piano piano le cose. Quanto papà Stefano e mamma Gianna ti sono stati vicino per superare soprattutto i primi passi Verso questa realtà che soprattutto nei bambini è istintiva, non è nemmeno tacciabile di discriminazione, di allontanamento oppure di diffidenza, come tu dici. Nei bambini lo capiamo, negli adulti no. E neanche, voglio dire, lo facciamo passare. No, sono stati determinanti, fondamentali, perché ogni volta che rientravo a casa e magari stavo male, mi chiudevo nella mia stanza a pensare a quello che mi dicevano, a pensare a tutti quegli sguardi delle persone dicevo cavolo io devo arrivare a domani ma ho tutta questa pressione sulle spalle e quindi come faccio? In quei momenti entravano in camera mia madre, e mio padre e con una battuta magari mi prendevano in giro e mi dicevano ah se hai gamba di legno, gamba di legno e magari loro mi facevano una battuta e dicevano ma loro hanno la testa e legno che ti frega e quindi là facendo un sorriso, una risata passava quel momento e man mano si acquisiva sempre più coscienza invece di quella bellezza che sta nella diversità e non il contrario. Ecco la bellezza che sta nella diversità che praticamente appaia a tutte quante le persone che sono eh, normodotate, con quelle meno normodotate, diciamo così, diversamente abili, come vengono chiamati, ma che non devono essere in qualche modo ghettizzati, ma devono essere messi soprattutto alla pari di tutti quelli che hanno diritto a fare una vita normale. Qui da noi purtroppo il discorso barriera che ci porterebbe lontano, l'abbiamo affrontato in più di una puntata, è un qualcosa al di là da venire, ma torniamo ad Arturo Mariani, alla tua storia, tu nasci a Roma, nel quartiere Centocelle, poi ti trasferisci nella Cintura metropolitana ad est a Guidonia Montecerio. Sì, avevamo bisogno di più spazi, comunque sia, dopo la mia nascita, quindi cercavamo una casa più grande e dove potessi correre, giocare a modo mio sempre. E da qui poi ho iniziato il mio percorso di vita, giocando a pallone per strada con i primi compagnetti di gioco, e la scuola, le prime difficoltà anche a scuola nella relazione, anche con le ragazze se vogliamo. E' iniziato un percorso che mi ha portato poi appunto a scoprire invece che quella protesi che portavo e mi creava difficoltà dovevo abbandonarla per scoprire una realtà migliore, una realtà più libera tra virgolette. Abbandonando la protesi a 18 anni ho scoperto che giocare a pallone con le stampelle era molto più semplice. Con le stampelle era più semplice della protesi? Sì, perché questa protesi essendo io disarticolato comunque si aveva bisogno di un busto che cingeva tutta la pancia, questo busto era rigido. Era una prigione? Era una prigione, esattamente. E quindi non mi permetteva movimenti, anche stare seduto come sto adesso in tranquillità non era così tranquillo, mi provocava dolori continui. Quindi ho detto, torniamo come madre natura ci ha fatto, come Dio ci ha fatto, con le stampelle, nudo, tra virgolette. E quindi ho scoperto veramente che quegli sguardi delle persone anche si erano trasformati, perché non dovevo più nascondere niente o dimostrare nulla. Sono così, mi guardi, ti riguardo e ti sorrido. A pallone, la cosa che amavo di più, amo di più, mi riuscivo anche meglio, ho detto ok, è il momento di dare una svolta e quella è stata la svolta. Come nasce il tuo approccio con questa realtà che pochi conoscono, la nazionale di calcio degli amputati? Tu ti sei messo in contatto con qualcuno, so che hai avuto in qualche modo un amico che ti ha ispirato. Sì, questo amico che è un fenomeno, un grande, Francesco Messori, che all'epoca era un ragazzino di 12 anni, nato senza una gamba anche lui, con la passione del pallone e voleva creare la prima squadra, la prima nazionale in Italia di calciatori amputati o senza una gamba dalla nascita con le stampelle. Ha creato un gruppo su Facebook, Calcio Amputato Italia, da lì dopo aver fatto diverse ricerche l'ho trovato, ci siamo messi in contatto ed è nato. Un amore condiviso per questo pallone che gira e ci ha portato in alto, ci ha portato da tante parti. Non solo, ma voi siete degli atleti ormai veri e propri, perché so che avete partecipato a diversi campionati del mondo, nel 2014 ma anche più di recente in Messico, addirittura dall'altro capo del mondo. Sì, siamo stati in Messico, abbiamo disputato adesso ottobre 2017, quasi un anno fa, gli europei a Istanbul che ci hanno permesso di qualificarci, siamo arrivati quinti, di qualificarci al prossimo mondiale che sarà ad ottobre sempre in Messico. Quindi l'Italia dei ricchi, tra virgolette, quest'anno non si è qualificata ma ci andremo noi, ci stiamo noi a portare in alto la bandiera. Porterete sicuramente in alto la vostra bandiera, che non è soltanto quella agonistica, ma soprattutto quella eh, spirituale, quella mentale, quella di questa grande forza che c'è. Si può fare tutto nella vita anche avendo una disabilità, anche avendo una, non avendo una gamba. Si può giocare a calcio e Arturo Mariani ve lo testimonia. Ma Arturo Mariani è anche uno scrittore. Ha scritto due, due libri, sta addirittura adesso eh, ultimando di il terzo, la terza edizione di un suo romanzo. E sono romanzi un po' autobiografici. Io sono rimasto a Nato Così, che traccia un po' tutto quello che è il tuo cammino dall'infanzia ad oggi, che in qualche modo sinteticamente ci hai descritto. Sì, Nato Così è il mio racconto. Diciamo è un diario autobiografico appunto. L'ultimo che ho scritto quasi un anno fa, Vita Nuova è la storia di 13 personaggi più o meno famosi che hanno incontrato un momento X della loro vita quel momento che poteva essere la fine quel momento che poteva essere il momento di scelta, quel bivio appunto che gli ha permesso però di prendere una strada la strada che ti porta appunto alla rinascita, al cambiamento a una scoperta di più bello nel mezzo c'è comunque sia la storia di Maria Falcone la sorella del giudice Ma tu li hai intervistati, li hai avvicinati personalmente? Tutti questi, tutte queste persone eh, c'è cioè anche Alex Zanetti Insomma, Massimiliano Seghi, il ragazzo campione del mondo di videogames senza braccia e gambe, Renato Vallanzasca, anche. insomma ci sono dei personaggi un po' emblematici che sono nel libro che raccontano e cercano di mandare un messaggio di vita e di rinascita. Questo è bellissimo perché in qualche modo hai anticipato quello che è il nostro format. Il nostro si chiama La Linea Obliqua, il tuo Vita Nova, che è uscito un anno fa, edito da. Albatros, edizioni Albatros. Ci siamo trovati quindi dai. Ci siamo trovati e soprattutto abbiamo scoperto che quello che stiamo facendo ora. Tu ce l'hai anticipato Questo è un grande onore, un qualcosa che ti fa forte, ti fa vivido. Senti, quando eri più giovane, sei ancora giovane perché, ma quando eri adolescente con le ragazze come andava? Non andava molto bene perché diciamo innanzitutto avevo qualche chiletto in più e quel chiletto in più poi usciva fuori da questo busto. Quindi... A ah, chi lo dici? <ride> e quindi qualche disagio lo creava, ma anche il solo pensiero magari di fare due passi non potevo, quindi chiedi a una ragazza di uscire e cosa gli dici? Se non puoi fare una passeggiata è un problema tecnicamente. Oppure il pensiero appunto di un futuro, una ragazza mi deve stare accanto con tutte le difficoltà che ho, però a un certo punto ho capito che il problema non era tanto nei fatti concreti oppure nella loro testa, il problema era nella mia testa, quindi tutti quei problemi che vedevo, alla stessa volta loro lo vedevano, perché ce l'avevo io, quindi dovevo risolvere prima le mie questioni interiori per riuscire ad arrivare all'altro, per riuscire ad avere anche un approccio con quella ragazza che ho tanto sognato, che un giorno magari costruire una famiglia. E superate quelle difficoltà viene tutto più in discesa perché tutto quello che noi mostriamo e che siamo le persone lo ricepiscono e quindi lo dicevo prima un sorriso che è una cosa semplice, le persone lo ricepiscono, uno sguardo sereno si riconosce, cultura si riconosce. Tutte cose che se trasmettiamo c'è risposta. E quindi dipende da noi poi il rapporto. All'inizio non era un granché il rapporto dei ragazzi, poi è migliorato. <ride> Fortunata. Dipende anche un po' dalle ragazze e anche dalle loro, e dai loro cliché mentali che precostituiscono eh, una, una figura che loro si fanno mentalmente, ma poi scoprono l'uomo, scoprono chi veramente Può dargli un sorriso, può dargli un'emozione, che è la cosa più importante. Tu senti di trasmettere molte emozioni e le trasmetti sicuramente non solo attraverso la tua storia, attraverso le tue esperienze, ma attraverso anche questa tua elaborazione che è riuscita a farti superare gli ostacoli. E questo, secondo me, è un pregio straordinario che hai. Ti ringrazio, eh, sono assolutamente d'accordo perché. Emozioni, parlare di emozioni è tutto. Spesso viviamo la vita di tutti i giorni pensando alla routine e correndo, facendo quasi in modo battente tutte le cose che abbiamo e ci dimentichiamo poi del contatto umano, appunto del, dell'emozione. L'emozione che può essere veramente dalle cose più semplici a quelle più grandi e se non c'è emozione non c'è incontro con te stesso, non c'è incontro con l'altro, quindi si vive... Ma quasi si muore dentro ogni volta che passa il tempo. Invece, sarebbe da non fermare, ma da viverlo appieno, appunto, con gli occhi del cuore. Le persone come te Arturo mi permetto di darti del tu perché puoi essere mio figlio, è una classe 93 quindi abbiamo 30 anni esatti di differenza, io sono d'ottobre, tu di settembre, quindi ci siamo, siamo lì praticamente. E la tua storia è comune, fortunatamente a tante altre che stiamo raccogliendo un po' in giro per l'Italia e questo in qualche modo esalta la forza che c'è dentro alcune persone, forse sono proprio certi normodotati che magari hanno tutto, che poi entrano nel tunnel della depressione e della noia straordinaria soprattutto se giovani ma anche i meno giovani. E ci sono però delle persone che vivono la tua stessa situazione, delle persone che hanno degli svantaggi della vita perché non hanno la, la forza. Che consiglio daresti a costoro? Innanzitutto di, come dicevo prima, di sorridere, anche tra virgolette a forza, ma di sorridere perché è uno strumento, un mezzo potentissimo che abbiamo dentro, sia a livello biochimico sia a livello concreto. Biochimico? <ride> E dopodiché accogliere il cambiamento, accogliere quello che la vita ti mette davanti, perché se riusciamo a comprendere il senso di tutto quello che ci capita, dei segni che la vita ci mette davanti, riusciremo anche a dargli un'altra collocazione, che non è quella di vedere tutto nero, ma scegliere di vedere tutto colorato. E questo è meraviglioso quello che dici soprattutto quando hai fatto questo riferimento al sorriso che stimola quelli che sono i neurotrasmettitori e ti sei acquistato proprio l'applauso adesso virtuale poi te lo fa da studio della nostra eh, dottoressa Anna Maria Di Palma che è nostra ospite opinionista fissa radioterapista oncologica presso l'ospedale Villa San Pietro fate bene fratelli di Roma eh, che proprio fa questi corsi di eh, risoterapia così si chiamano eh, e corsi che Servono ad alleviare malattie che purtroppo, rispetto alla tua che è tutta in divenire, la tua è una situazione, una nuova malattia. Chi purtroppo è malato di cancro e non ce la fa, purtroppo conta i mesi se non addirittura i giorni, e lì la situazione si fa un po' più complicata. Comunque, io ti ringrazio per la tua bella testimonianza. Ricordate Vita Nova, edizioni Albatros, è il libro che ha scritto questo giovane ragazzo Arturo Mariani. Che, peraltro, che ruolo giochi nella nazionale, Arturo? Nazionale, gioco difensore, ma mi adatta un po' a tutti i ruoli. Sei un libero, un libero come, come lo era Giacinto Facchetti negli anni 70. Grazie ad Arturo Mariani, alla sua testimonianza e ci rivedremo sicuramente presto. Lui ha, fatto, ha scritto Vita Nova, noi siamo arrivati come sempre dopo, con la linea obliqua. Grazie Arturo. Fantastico. Grazie a voi.